Evidentemente non si vuole capire. E fingendo di essere insultati o ritenendosi insultati, si insulta. Mentre io richiamo gli amici gay, ricorderò che 20 anni fa sono stato forse l'unico non legato alla sinistra che ha partecipato al Gay Pride, che ho partecipato anche a festeggiamenti, sempre nell'ordine dei Gay Pride, a Padova con il mio collega e amico Zanna. Questo non toglie che io esprima un'opinione e la esprima rispondendo a chi vuole incitare a un'azione parlamentare che porti al Senato il decreto Zan, come se qualcuno volesse impedirlo, da parte di Fedez e Ferragni. Ora, tutti sanno che io li ho difesi da qualunque attacco quando per le vicende relative agli Uffizi, per l'immedesimazione di Chiara Ferragni in figure religiose come la Vergine, qualcuno, molti l'hanno criticata. Di più, sto preparando e inaugurerà in giugno una grande mostra di Botticelli e il suo tempo e il nostro tempo, di cui il protagonista è proprio la Ferragni. Quindi scrivere contro la verità, totalmente contro la verità, perché è molto triste quello che leggo e che cerco in questo momento di spiegare, di rimettere in piedi. Vittorio Sgarbi ha superato la sua consueta indecenza. Questo è un insulto, io non ho una consueta indecenza. Io ho fatto molte cose, ho parlato di molte opere d'arte, ho parlato di molti artisti, ho parlato di molti pensatori, in modo tutto meno che indecente. Quindi consueta indecenza è il modo per offendere qualcuno quando si fa gli offesi. Il delirante attacco di Sgarbi, nessun attacco, ho cercato di ragionare come farò adesso, insultando Chiara Ferragni, e fino non ho insultato nessuno, ho cercato di spiegare loro che l'appoggio che volevano dare al decreto Zan era una forma di pressione, come se il popolo dovesse dire a un parlamentare che è obbligatorio portare all'attenzione di una commissione un decreto. Obbligatorio, sono i tempi come, sono leggi come quelle sul fine vita che sono altrettanto importanti, che sono in attesa da anni e quindi non è un problema di ritardo in una commissione in cui può capitare qualunque cosa, anche che quel decreto non venga approvato, ma io ho semplicemente risposto alla pressione attraverso io ho 2,5 milioni di follower, loro hanno 24 milioni di follower, quindi una pressione molto forte per sollecitare la missione alla commissione parlamentare del decreto Zan. E mi attribuiscono l'aver detto che l'orientamento sessuale è una scelta e che io trovo inammissibile non si sancisca la supremazia del maschio eterosessuale. Non ho detto nulla di tutto questo, ho detto uno, non può decidere chi è, nasce e poi ha un orientamento sessuale. Se Dio esiste e ha creato l'orientamento omosessuale, la responsabilità è di Dio. Quando noi sentiamo di provare attrazione per il nostro stesso sesso, non siamo né colpevoli né... Dico che nella natura, nella realtà dei comportamenti della vita, il rapporto maschio-femmina è un rapporto obbligatorio e l'identità di genere, cioè che maschio e femmina siano uguali, è vera solo rispetto ai diritti, non rispetto alla pulsione, all'istinto, al desiderio, che può essere in qualunque direzione, ma certamente non può essere in una direzione di indifferenza, per cui l'una o l'altra posizione coincidono. Ed è quello che non io, ma dall'altra parte dei gay maschi probabilmente, sono loro forse che hanno scritto queste cose contro di me, le lesbiche, quindi il parallelo, lo stesso mondo dal punto di vista femminile, ha detto esattamente le cose che io, citandole, ho detto, e guardate come loro travisano il mio pensiero, che era il rispecchiamento di questo, di cui devono chiedere conto a queste attiviste dell'associazione Se non ora quando, femministe, tra cui Francesca Izzo, femminista e non so se lesbica, che dice no all'identità di genere, quella che vuole il decreto Zan, lo dice lei, lo dicono le lesbiche, lo dicono le femministe, lo dicono le donne, lo dicono donne che non sono costrette
a valutare l'indifferenza del genere, come vorrebbe il decreto Zan, ma ritengono che la natura dia un indirizzo, ed ecco allora che non si cancella il sesso, questo loro dicono. C'è il maschio e c'è la femmina. No alla identità di genere, il sesso non si cancella, dice Francesca Izzo, fondatrice del movimento femminista, se non ora quando. Lo ripeto, questo ho detto. E partendo di qua, ho anche detto che le critiche a quella che si chiama transfobia, omofobia, bisfobia, parole mai sentite prima, che sono nel decreto, ammettiamo che sia giusto che ci siano, quindi di ogni azione contro la condizione sessuale, non scelta, ho scelto quello che si voglia di chiunque di noi, quindi giusta questa posizione della legge per impedire che qualcuno venga irriso per la propria condizione di uomo, donna, maschio, femmina, trans, quindi tutto giusto, e l'ho detto anche questo. Ho detto però che loro sostengono è il gender, ovvero l'espressione identità di genere, che è una questione molto controversa. Le donne, in tutto il loro processo di liberazione e di uscita da una condizione di oppressione sociale, hanno messo in discussione il genere che veniva loro assegnato e che le poneva in condizioni di subalternità. Ecco, questo è il tema di fondo. Per quello che riguarda me, c'è una ulteriore richiesta, che è esattamente quella che mi viene attribuita come se fosse un'offesa, quella in cui evoco il tema della pedofilia. E parlo molto seriamente. Una ragazza a 12 anni può avere pulsioni sessuali. Nel mondo islamico si può anche sposare e fare figli. Noi abbiamo stabilito convenzionalmente, forse sbagliando, forse non piace questo, ma è il dato di fatto, che sotto i 13 anni una ragazza che ha rapporti sessuali perfino con un suo coetaneo, o viceversa, un ragazzo che ha rapporti con un suo coetaneo, sono in una condizione di illegittimità. Certo, se sono tutti e due sotto i 14 anni non puoi fargli nulla, ma se appena appena un diciottenne sta con una tredicenne, cade nel reato di pedofilia. Questo è un dato oggettivo? Perché l'abbiamo stabilito? È giusto, è sbagliato per alcuni, come per Busi, l'idea che i 14 anni siano l'età su cui dobbiamo stabilire questa discriminazione è una scelta, come dire, non necessaria, perché appunto sappiamo, abbiamo letto Lolita e conosciamo dall'esperienza, che una ragazza può avere una pienezza sessuale anche a 13 anni. Però se uno sta con una tredicenne, certamente viene guardato come un pedofilo, anche se il desiderio è della tredicenne. Quindi si è stabilito, va bene, vada bene o non vada bene, che 14 anni è il limite in cui entrare in una sfera di autonomia e libertà sessuale che ognuno decide rispetto al suo orientamento. La pedofilia è sia per i maschi, sia per le femmine, sia per gli omosessuali, sia per le lesbiche, sotto i 14 anni. Questo ho detto io. Non c'entra nulla quindi la pedofilia di Stato intesa come una provocazione per dire se noi per ridurre la omotransfobia chiediamo, come chiede il decreto Zan, di insegnare a scuola ai bambini un atteggiamento di rispetto per qualunque pulsione sessuale, entriamo in una sfera che è già stata elusa tanti anni fa, che si chiama educazione sessuale. In quell'educazione sessuale è giusto che il bambino e la bambina, l'adolescente e l'adolescente, vengano considerati per il loro genere, per il sesso che hanno e per un orientamento che è legato ai rapporti sessuali, non dico che debba prevalentemente essere quello eterosessuale, ma certamente ha una, come dire, tradizione culturale che ci fa schifo forse, quella cristiana, per cui il maschio e la femmina si uniscono per fare bambini e per fare una famiglia. Non va più bene questo, la famiglia può anche essere di due donne e di due maschi, benissimo, ma perché lo devo insegnare ai bambini sotto i 14 anni? Perché devo indurli a pensare a qualcosa a cui loro arrivano? Quando tu maturi sessualmente, arrivi a 14 anni e si considera quella la prima maturità sessuale per avere rapporti liberi, ecco, quello è il momento in cui tu vuoi parlare di qualunque cosa. Prima rischi di influenzare quei giovani e fargli capire che le condizioni sessuali maschio, femmina e trans sono assolutamente identiche, che quindi quando devono decidere, ma non decidere consapevolmente, ma istintivamente, il loro orientamento sessuale, possono essere indotti a ritenere che la scelta omosessuale sia assolutamente naturale.
Lo sarà, e non sarò io a discutere, anzi è naturale, perché uno è omosessuale naturalmente, ma parlare di questo e formare a una indifferenza di genere, per cui tu non devi coltivare il tuo essere maschio o il tuo essere femmina, e quelli che sono sempre stati i rapporti tra maschio e femmina, che nel livello di trasgressione o anche di condizione di, come dire, turbamento sessuale, possono anche essere rapporti omosessuali, benissimo, anche sotto i 14 anni, benissimo, ma in quella libertà che è la meraviglia del sesso, che è di scoprirsi senza che nessuno te lo insegni o te lo imponga, che a scuola qualcuno ti imponga qualunque verità contro o per o a favore di una condizione sessuale, è un rischio. Questo ho detto. Esattamente come noi dobbiamo riconoscere che la sessualità possa essere libera a 12 o 13 anni, e però la legge dice 14. Questo ho detto io, non mi pare che abbia offeso nessuno. Ho chiesto un emendamento. Quando il decreto Zan arriverà al Senato, qualcuno potrà porre l'emendamento, tutto bene, a scuola si può parlare di sesso, di identità di genere, dai 14 anni in su. Ma perché dice 14? Per la stessa ragione che abbiamo scelto quella data per stabilire quando finisce la pedofilia. La pedofilia finisce a 14 anni. Sotto i 14 anni si chiama pedofilia. Allora, cos'è la pedofilia? È una movimentazione degli istinti, del sesso, un rapporto sessuale o anche uno stimolo, una suggestione sessuale di un maggiorenne rispetto a un minorenne sotto i 14 anni. Il professore è un maggiorenne che con le sue idee e il suo pensiero dice a un giovane di 8 anni, di 7 anni, di 6 anni, di 12 anni qualcosa che quel bambino forse non è in grado di capire fino in fondo o sta cominciando a capire con il suo istinto. Io voglio la libertà degli istinti, cari amici gay. La voglio per tutti, anche per voi, ma non voglio che nessuno a scuola mi dica quale orientamento devo prendere, cos'è la cosa politicamente corretta. Ecco cosa non mi piace del decreto Zan. Tutto quello che il decreto dice può essere accolto rispetto all'omofobia, alla transfobia, alla bisfobia, tutto quello che vi pare. Ma la educazione nella scuola, la formazione della scuola su argomenti come questi può essere un grave rischio di orientamento verso una direzione diversa da quella che nasce dentro di noi nella nostra pubertà. Tutti noi, compreso Zan, abbiamo a un certo punto capito che cosa volevamo e che cosa ci piaceva. L'abbiamo capito da soli. L'idea che sia la scuola a insegnarcelo può essere una forzatura dell'adulto sul bambino, dell'adulto sul minorenne, dell'adulto su quello che non ha ancora compiutamente inteso qual è la sua direzione sessuale. Vi è chiaro o no? Non ho insultato nessuno, non ho insultato Fedez, ho detto loro... Va bene, il decreto Zan, badate a questo, che vostro bambino, quello che voi mostrate e che è ragione di grande compiacimento da parte di quelli che lo vedono, non sia a scuola a 8 anni, a 9 anni, indirizzato da un professore che ha la sua piena maturità e le sue convinzioni a dire guarda che è meglio essere omosessuale, è meglio essere eterosessuale, è meglio essere bisessuale. No, il professore non deve toccare questa materia, che è nella maturazione istintiva del nostro corpo, che a un certo punto sente quello che vuole, come i sapori, come il gusto, come il piacere della bellezza. Io questo ho detto, che l'educazione sessuale e l'educazione alla posizione che è quella contro la transfobia, l'omofobia, tutto questo, non sia a scuola materia di insegnamento fino a 14 anni. Va bene o non lo posso dire? In democrazia non lo posso dire, non posso fare questo emendamento? Di cosa mi dovete rimproverare? Ho ammirato sempre la Ferragni, l'ho sempre difesa, sono andato ai Gay Pride, sono amico di Zan, posso dire che voglio che il mio sesso e le mie scelte sessuali, i miei orientamenti, i miei istinti siano rispettati in un silenzio, in un torpore in cui maturano da sole. 14 anni sbocceranno e a quel punto ascolterò in classe un professore che mi dirà quello che secondo lui è giusto, ma secondo lui, adulto, che parla a me, che ho 9 anni, che ho 10 anni e che non voglio che lui mi indirizzi o mi dica quello che devo fare o quello che è giusto. Quello che è giusto è prima del mio istinto che nelle sue parole. Questo volevo dire. Quindi quando parlo di pedofilia di Stato, dico rispettiamo la stessa data che abbiamo stabilito per dire se un atto sessuale, non una parola sessuale, un atto sessuale, ma la parola sessuale è come un atto, è un reato o è una cosa giusta. Se poi qualcuno vuol dirmi che sotto i 14 anni gli atti sessuali sono, come dire, logici, perché l'istinto sessuale c'è già, benissimo, allora si cambi la legge, si riduca l'età della pedofilia sotto i 12 anni,
E allora uno può dire anche questo, ma finché quella data c'è, 14 anni, si vuol dire di attendere che uno abbia piena consapevolezza della sua natura, delle sue scelte, del suo desiderio, del suo orientamento sessuale. Dopodiché gli puoi parlare. Prima lascialo stare. Lascia che l'istinto sia più forte di qualunque parola, di qualunque, perché quella parola può essere appunto un indirizzo che diventa una forzatura. Questo detto, non ne siete convinti? Discutiamone. Io mi auguro che il Presidente della Commissione Senato Ostellari metta questo emendamento, che non posso firmare io, tra quelli da votare. Tutti gli argomenti che riguardano la sfera sessuale e il rispetto delle diverse posizioni di ognuno, quindi tutte quelle che vogliono essere difese nella legge Zan, tutto questo si discuta dai 14 anni in su. Lo posso dire o è un insulto? Come voi dite, la mia consueta, cosa avete scritto, Sgarbi con la sua consueta indecenza. No, l'indecenza è la vostra, che pretendete che io la pensi come voi per forza. Prediligo l'etica cristiana, prediligo l'etica di chi ha insegnato con una valutazione generale dei sentimenti quello che noi abbiamo vissuto fin qui, che non l'imposizione di un comportamento politicamente corretto in cui si inventano anche cose per la bisfobia, per esempio. Ma c'è mai stato qualcuno che ha criticato una persona perché era bisessuale? La bisessualità è una condizione che a un certo punto uno verifica su di sé. Presto, tardi, la verifica. Tutte queste cose, questa idea di criminalizzare chi ha una etica diversa dalla vostra è insopportabile. L'etica cristiana non deve aver paura della vostra etica, che è un'etica che impone ai bambini di essere quello che voi volete, non quello che loro sentono di essere. Per cui lasciamoli liberi fino a 14 anni e poi lasciamo che qualunque professore, libero nella sua posizione politicamente corretta, dica quello che vuole. Ma fin tanto che si parla anche soltanto dei valori più semplici del cristianesimo, l'amore per gli altri, per il prossimo, e non si tocca la sfera sessuale, non si fa niente di male. Insegnare il sesso è molto pericoloso e forse inutile. Lo sa bene anche Zan, forse inutile. Meglio non insegnarlo, meglio lasciarlo libero. E quando finalmente il sesso si è completamente liberato, a quel punto parlarne. Questa è la mia posizione. Vi è chiara o mi dovete intimidire? E dovete mettermi contro quelli contro cui non sono. Non sono né contro Zan né contro Ferragni e Fedez. Sono per un emendamento. Questa materia si tratta dai 14 anni in su. Non alle scuole elementari. Non alle scuole elementari. Non alle scuole elementari. E neanche nelle prime medie. Dai 14 anni in su. Quando uno comincia ad avere un'idea chiara di sé, del suo destino, del suo orientamento sessuale. Vi è chiaro o no? O è la mia consueta indecenza? È la vostra indecenza impedirmi di parlare e dire che io ho detto cose che non ho mai detto.